Senatore Morra, buonasera, benvenuto a Zapping. Buonasera a lei, buonasera a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Allora, mi permette di farle una rapidissima rassegna stampa? Eccola qui. La Repubblica, Comuni, la frana di Grillo, Corriere della Sera, i 5 Stelle sconfitti nelle città, Libero, il Grillo perdente, il Giornale, guarda caso, il Grillo perdente, tale e quale, flop alle amministrative, il Messaggero, sindaci, la sconfitta del Movimento 5 Stelle, il Fatto Quotidiano, sfida PD destra 5 Stelle, fuori. Lei ritiene che, diciamo, la descrizione della giornata di ieri fatta da queste prime pagine del giornale sia veritiera? Ascolti, se noi dobbiamo valutare l'esito dei ballottaggi, parecchi dei titoli potrebbero sembrare convincenti, ma noi dobbiamo anche arrivare a capire come si giunga ai ballottaggi, perché si può andare alle elezioni, come lei sa, da soli, oppure in alleanza, come la legge elettorale per i comuni concede. E la cosa divertente è che poi, andando a fare un lavoro sistematico di analisi, si scopre che, per esempio, in tantissimi comuni, anche grossi, sono al ballottaggio esponenti di liste civiche o comunque candidati sindaco cui il voto di tantissime liste civiche è diventato essenziale per arrivare al risultato, perché ormai tanti e troppi partiti, quelli di cui appunto qualche giornale faceva il nome, il PD, Forza Italia e così via, avendo, per fortuna nostra, il senso della vergogna, cercano di nascondersi nei confronti del loro stesso elettorato, per cui noi siamo stati derisi perché presentavamo liste in 225 comuni, poi però si è capito che il maggior nostro competitor, il PD, ne presenta in addirittura un numero inferiore, a dimostrazione del fatto che poi la politica si fa mettendoci la faccia e forse moltissimi non hanno più il coraggio di metterci la faccia. Poi le voglio ricordare ancora che il nostro risultato è certamente un risultato inferiore rispetto alle, diciamo così, alle possibilità di crescita potenziale, ma di fatto è un risultato complessivamente superiore a quello del 2012, anche perché per noi i comuni sono dannatamente importanti, in quanto facendo entrare dei nostri consiglieri, noi sottoponiamo gli stessi consigli comunali ad un lavoro di controllo e di trasparenza. Però di sindaci ne prenderete pochini, sono maledettamente importanti, ma guardi, non sembra che ci possano essere molti sindaci e 5 Stelle. Sono 9 ballottaggi, l'anno scorso su 20 noi ne abbiamo ottenuti 19, l'anno prima su 5, quindi se lei considera, noi torniamo ad avere 9 ballottaggi in comuni che, torno a ripetere, includono un capoluogo di provincia, vedi Carrara, per pochissimo non siamo andati ad Asti, però per fare un esempio, per i laziali, perché è un comune importante, Guidonia ha circa 100.000 residenti e di conseguenza, pur non essendo un capoluogo di provincia, è una città particolarmente importante demograficamente, addirittura più di Rieti e più di Frosinone, ove pur tuttavia non siamo riusciti ad arrivare al voto. Però torno a ripetere, noi siamo sicuri che il movimento poco alla volta si insedierà e poi riuscirà a trascinare anche altri che sono riottosi e che sono diffidenti. Le parlo per esempio per la regione da cui provengo, per la Calabria. Noi innanzitutto abbiamo presentato liste in 6 comuni su 82, ma già mettere su liste in Calabria è difficile, perché in una regione governata economicamente da logiche di scambio in cui l'economia pubblica, cioè l'economia assistita, decide pressoché tutto, aver persone libere oltre che oneste, capaci di affrontare pubblicamente uno scontro formidabile con i capi bastone locali, non è per nulla semplice. Noi ci siamo riusciti. Bisogna dire però, senatore, Morra, che però c'è stato un problema, molti lo hanno osservato, che nella selezione delle candidature, un po' il gioco delle comunali, un po' il gioco del blog, un po' il gioco dei meccanismi online, insomma, in molte città probabilmente siete stati penalizzati dalla difficoltà di convergere su un candidato. Lo dico a Genova, a Palermo, lo dico anche a Taranto, non parliamo di Parma, insomma il meccanismo di selezione che il Movimento 5 Stelle si è dato sembra non funzionare nella maniera migliore per poi portare a vincere i vostri candidati.
perché divide, molto spesso divide i meetup con gli eletti, no? Dottor Loquenzi, sì. Questo glielo concedo ampiamente, perché evidentemente i nostri meccanismi debbono essere oliati, debbono essere perfezionati. Io ho chiuso la campagna elettorale a Carrara e francamente le devo dire la verità, io ho avuto proprio a livello epidermico la sensazione, l'impressione di trovarmi di fronte a un gruppo compatto, coeso e molto motivato, molto gagliardo. Tutto questo si trasferisce empaticamente sul cittadino che osserva, segue. Questi ragazzi hanno lavorato sul territorio avendo un radicamento esemplare. Le mie colleghe del Senato, Bottici e Paglini, hanno dato il massimo supporto possibile a questi ragazzi e guardi caso questi ragazzi dall'11% del 2012 sono passati al 27%, non soltanto andando al ballottaggio ma risultando la prima forza politica della città. E badi, lei sa meglio di me che Carrara ha una tradizione politicamente importantissima alle spalle, a dimostrazione del fatto che quando si lavora si possono ottenere risultati, ma il movimento è espressione di una democrazia dal basso che implica un senso di cittadinanza che purtroppo, mi lasci dire, troppe volte nella nostra Italia manca, perché sappiamo tutti che il nostro è un paese che ha subito un processo di unificazione abbastanza recente, per cui andando in Friuli magari trovi situazioni ben diverse da quelle che puoi trovare in Puglia e viceversa. Tutto questo ha peso certamente anche sulla vita e sullo sviluppo del movimento. Prima all'inizio parlavamo con Ilvo Diamanti, lui aveva questa analisi del voto soprattutto dei 5 Stelle, lui diceva che le 5 Stelle vanno molto bene in forza del loro brand e quindi hanno risultati molto significativi e molto forti a livello nazionale, perché la gente vota il Movimento 5 Stelle, vota il simbolo e vota quello che rappresentano. Quando invece si va nei collegi, in strutture a collegio dove si deve votare una persona contro un'altra, il Movimento 5 Stelle va meno bene, perché scegliere la persona è una cosa che per l'elettore dei 5 Stelle è più difficile che invece scegliere il brand. Lei condivide questa analisi? Beh, mi sembra che Diamanti abbia ripetuto insomma un'ovvietà, perché noi nasciamo come progetto non potendo e non dovendo alcuno di noi essere identificato con il movimento. Noi tutti siamo al servizio. Il famoso uno vale uno. In funzione delle idee che uno esprime, e questo va sempre ricordato, perché non sempre si riesce a distinguere l'idea che è argomentativamente appunto presentata dall'opinione che molto spesso è assolutamente infondata. Ora, Diamanti diceva appunto che noi abbiamo difficoltà perché noi siamo cittadini normali che si offrono alla politica data la negatività delle esperienze che abbiamo vissuto negli ultimi anni grazie ai professionisti della politica. Io prima, glielo dico con assoluta sincerità, amavo studiare, amavo leggere testi di filosofia, testi di storia, è stata la mia scelta. Adesso mi mancano tanto quei testi perché, fra virgolette, non avendo più tempo per queste cose, sono obbligato a dedicarmi, non dico H24, ma quasi alla politica. E perché questo? Perché in Italia abbiamo accettato un sistema di delega che ha permesso ad alcuni di diventare dei professionisti senza averne poi le competenze, senza averne poi le capacità, e noi stiamo pagando decenni e decenni di questa incuria, di questo disinvestimento in intelligenza sociale e politica. E se noi consideriamo ad esempio tutte le infrazioni che annualmente dobbiamo all'Unione Europea appunto perché non rispettiamo le leggi della stessa, beh, allora ci rendiamo conto che chi ci ha governato finora ci ha preso semplicemente in giro. Senta Mauro, abbiamo due telefonate, il primo è quello di Sergio da Genova, buonasera. Sì, buonasera. Guardi, proprio vero, io ero proprio contrario a quello che diceva il professor Diamanti. Comunque a Genova, anche se si sono divisi in tre partiti, i 5 Stelle, Pirondini, Butti e Cassimatis, tre liste riportabili all'emisfero 5 lei Stelle. È molto informato come sempre, dottor Loquenzi. Bene, è inutile, guardi, il professor Diamanti, possono dire quello che vogliono, l'incompetenza, ma è meglio avere un incompetente che degli onesti, che dei disonesti. Però mi scusi Sergio, lì Grillo ha detto fidatevi di me e il risultato è che i genovesi non si sono fidati, se no qualcuno a ballottaggio ci andava. Ma d'accordo, ma guardi, io va bene, è inutile che dica, io abito nel palazzo dove vivevo,
candidati, quindi e le dico questo, le dico in più, ma non si può vedere di queste persone, ci vanno a trovare il pelo nell'uovo, vanno a trovare la gente. Oggi leggevo su Repubblica che noi abbiamo 2.240 miliardi di debito. Ma chi ce l'ha portati questi miliardi? Va bene, Sergio, adesso non allarghiamo troppo la prospettiva. Stefano da Fano, buonasera. Buonasera, dottor Loquenzi. Avevo una considerazione da fare per il senatore. A volte si rimane sconcertati a vedere quello che fanno. Col referendum eravamo contro ed era maggioritario. Adesso ci alleiamo con delle forze per fare una legge elettorale che non darà nessuna governabilità. No, quel patto è saltato, Stefano, non so se lo ha visto. Sì, lo so che è saltato, ma è cominciato. Non esprimono cose chiare su cosa si farà poi. Ci sono 8.000 partecipate tutte in perdita, delle classi privilegiate che vivono sul lavoro degli altri. Bisognerebbe avere un pochino di concretezza, di coerenza, esprimere chiaramente. È vero che ci si fanno dei nemici. Però, se non altro, la gente sa esattamente dove andremo a finire. Grazie Stefano. Grazie. Prendiamo ancora Roberto da Pordenone e poi daremo a Nicola Morra ampia facoltà di risposta. Roberto, buonasera. Buonasera. Mi riaggancio un po' anche all'ultimo intervento. Io sono un elettore di centro-sinistra e più volte sono stato tentato di votare 5 Stelle. Però quello che per loro è un punto di forza, per me è un elemento di debolezza. Io vorrei votare una forza politica che ha un programma, si espone con un certo programma e il programma è chiaro e io sostengo quel programma, non che di volta in modo ondivago si va in cerca delle masse, cioè il volere della massa, quello che per loro è il potere della rete, io lo ritengo estremamente pericoloso, la gente è manipolabile, per essere informati è necessaria tempo, conoscenza. Veramente è un approccio molto ribaltato quello dei 5 Stelle. È necessario un programma e su questo si cerca il consenso dei cittadini, non che di volta in volta aspetta che sentiamo cosa dice la base e non si capisce mai dove si va e dove si va. Stava accadendo proprio anche sul patto elettorale, c'è stata una prima consultazione, poi Grillo ne aveva anche annunciata una seconda a legge eventualmente approvata. Va bene Roberto, grazie. Torno da Nicola Morra se vuole fare qualche considerazione sulle cose che hanno detto i nostri ascoltatori. Velocemente, ci sarebbe da stare ore, però voglio dire all'ultimo ascoltatore, lei è perfettamente d'accordo quando dice che c'è un pericolo, però questo pericolo lo si combatte e lo si esorcizza attraverso istruzione e cultura. E chi è che ha disinvestito su queste voci importantissime della spesa pubblica? Chi è che ha permesso che il nostro paese diventasse sempre più protagonista delle classifiche negative relativamente all'analfabetismo di ritorno e o funzionale? Sono stati governi, anche quelli di centrosinistra, che hanno privilegiato, piuttosto che analisi, piuttosto che approfondimento, piuttosto che riflessione, hanno privilegiato videocrazi, perché hanno destinato non alla rete, bensì prima al tubo catodico, adesso al display, allo schermo LCD, schermo piatto, tutto quello che vuole, la facoltà, la responsabilità di educare noi italiani. Io ricordo molto spesso Alberto Manzi, il famoso maestro che ha permesso a generazioni di italiani. Non è mai troppo tardi, no? Esatto. Adesso la televisione è diventata uno strumento, ahimè, di ignorantizzazione del popolo, che a furia di essere trascinato in beghe, per esempio l'ultima sui diritti televisivi del calcio, che con la vita quotidiana hanno ben poco a che fare, diventa propriamente massa. Ma noi tutti sappiamo... L'ha presa un po' larga, Morra, se mi consente di farglielo notare. L'ha presa un po' larga. No, devo dire... Guardi, queste sono considerazioni di sociologia. Il Bodiamanti è un sociologo della politica. Noi dovremmo far cultura, noi dovremmo intervenire nel merito, dovremmo ricordare che il blog di Beppe Grillo è nato come blog di controinformazione a fronte di bufale che sistematicamente venivano promosse e proposte dalla nostra stampa. Allora, le faccio un attimo alcune considerazioni, dottor Loquenzi. Sì. Non ricorda, appena diventato Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, che partecipa ad una famosa trasmissione televisiva, intervistato fra gli altri da Mentana, Travaglio, da Milano, e indica delle cose da fare, tra cui per esempio la riforma del sistema previdenziale, per esempio la riforma del catasto. Sarebbe bastato
toccare questi due temi che la società italiana sarebbe stata nel profondo appunto costretta a modificarsi. Che cosa ha fatto? Tweet, annunci, ma poi noi dovevamo abbattere le pensioni d'oro, noi dovevamo contrastare i privilegi della politica, che mi creda non sono soltanto i vitalizi, perché ce ne sono tanti e tanti altri. Purtuttavia, che cosa si è fatto? Noi dovevamo rimettere in moto un paese che sta declinando. Io sto ripetendo incessantemente che, per esempio, prima ancora che dal punto di vista economico, il paese è in gravissima difficoltà a livello demografico. Noi avremo a breve problemi gravissimi perché ci mancano le leve. Il sistema produttivo ha necessità, se vuole continuare a lavorare con certi ritmi, ha necessità. Ha ragione chi dice facciamo venire più immigrati che ci sostituiscano in alcuni lavori che gli italiani non vogliono fare? Guardi, io non dico se ha ragione o ha torto, io faccio una semplice constatazione: a parità di produzione, anche ammettendo che l'impiego di forza lavoro dovrà diminuire perché la robotizzazione, l'automazione del lavoro toglie incessantemente forza lavoro dal mercato, noi comunque abbiamo necessità di sempre più lavoratori, anche perché siamo quasi tutti anziani, certo, noi italiani. Ma ora purtroppo le devo togliere la parola perché siamo arrivati alla fine, sente la sigla, io però la ringrazio molto per essere venuto a difendere le sue ragioni, quelle del Movimento 5 Stelle qui in diretta Zapping, grazie ancora, buon lavoro.